parlarvi, grazie di questo momento di saluto istituzionale in occasione della mia partenza. Tra qualche giorno lascerò il comando della compagnia di Saronno. Saronno è stata una bella palestra, un territorio difficile, complicato, un territorio che ci ha visto impegnati su più fronti, dagli aspetti riguardanti la polizia giudiziaria agli aspetti connessi strettamente al mantenimento dell'ordine pubblico. Devo dire che la sinergia positiva dei confronti, anche costruttivi, talvolta pur forse serrati per certi aspetti, con le istituzioni locali, le associazioni e i gruppi di cittadini, e la serenità d'animo con cui da subito io ho assunto il comando e credo con la quale ho lavorato ogni giorno in questi 6 anni di incarico di comandante dei Carabinieri di Saronno, ci hanno permesso di poter lavorare nell'esclusivo interesse della collettività. La complessità del territorio ha richiesto talvolta delle valutazioni particolari che magari non sempre il cittadino ha colto nella sua efficacia, guardando probabilmente a quello che poteva essere l'interesse utilitaristico del momento. Era evidentemente opportuno fare quel tipo di valutazioni alla luce delle considerazioni che non solo noi da Saronno ma anche in ambito provinciale erano state fatte per garantire ad ampio raggio il mantenimento dell'ordine. I risultati conseguiti, non è questo ovviamente poi la sede per parlarne, comunque sono sicuramente il biglietto da visita dell'attività fatta dai Carabinieri di Saronno, che io ho rappresentato in quanto il comandante, ma ovviamente frutto del lavoro instancabile dei miei collaboratori. Devo dire però che la cosa più bella, al di là degli arresti o della buona riuscita del servizio a tutela dell'ordine pubblico, credo che la cosa più bella sia l'affetto dei cittadini saronnesi verso i Carabinieri di Saronno. Questa è la dimostrazione plastica che abbiamo ben operato. Lascio Saronno per andare al comando provinciale di Bergamo. Sono sicuro di lasciare un territorio delicato, bello, importante, è impegnativo, non ho dubbi che si manterrà ancora in piedi questo vivo rapporto di collaborazione tra le istituzioni locali, la polizia locale, la guardia di finanza e quando necessario anche l'intervento della polizia di Stato, le associazioni dei cittadini, e sono certo che anche in seguito Saronno sarà protagonista nell'ambito provinciale e in questa parte del territorio dove sicuramente è un po' la regina del territorio per poter garantire una migliore qualità di vita ai propri cittadini e a tutti quelli che per varie ragioni affluiscono sul territorio della città di Saronno. Potrebbe sembrare una fase fatta, io vado via portando Saronno nel cuore. Non solo perché qui ho fatto nuove conoscenze, nuove amicizie, che sono sicuramente cose che rimangono nel tempo e che arricchiscono, ma permettetemi, qui è nato mio figlio e quindi non posso dimenticare Saronno perché ovviamente c'è un vincolo affettivo forte per un qualcosa che ovviamente è di personale ma che mi lega molto alla città. Ringrazio veramente l'amministrazione comunale e tutti i cittadini di Saronno per quanto è stato fatto per l'Arma dei Carabinieri di Saronno e per l'affetto che in tante circostanze ci hanno manifestato.